Ho avvistato lo Smurfcat e anche il suo diario. Lo Smurfcat l'ho trovato in casa, ma il suo diario l'ho trovato con il drone. Lo avevo visto in lontananza, era un qualcosa di azzurro, ma non capivo bene che cosa fosse. Quindi ho deciso bene di scendere e poi prenderlo. E poi sono successe cose inspiegabili. Ragazzi, ho sentito un rumore strano. Devo andare di là a vedere, solo che ho paura. Ok, non sto vedendo ancora niente, quindi... Ma che diavolo è questo foglio? Cos'è che c'è scritto? Cercami? Io voglio capire chi l'ha messo qui. Si è spenta la candela! Prima però mi è stato detto di vedere questa animazione di una storia vera successa per davvero. Al McDonald's, praticamente. Dice che il suo capo l'ha messo di notte, praticamente, a lavorare a sto tizio qua. E lui è il protagonista della nostra storia, porca puzzarda. Ho paura che qua succeda qualcosa di bruttissimo. Vi abbasso un attimo lui perché parla. Psss. Oh, ha sentito un psss. Avete sentito? E quindi si è svegliato, lui si stava tipo addormentando. E quindi si è svegliato così. Dice che ha notato che c'era un cliente che stava venendo qua. E dice, ciao, benvenuto a McDonald's, come posso aiutarti? E lui faceva, voglio un Whopop, che non so cosa voglia dire. Ok, praticamente gli ha chiesto qualcosa del Burger King. E lui ha detto, beh, questo non è il Burger King, qua siamo al McDonald's. E lui si mette a ridere così, raga, cioè è assurdo. Guardate, un clown! Ha guardato le telecamere di sicurezza e ha visto sto qua. E chiaramente qua il tizio si stava leggermente inquietando e spaventando. Dice che non voleva dare, insomma, niente a questo tizio. Non voleva avere niente a che fare con questo tizio. E diceva, guardi signore, purtroppo ci serve un veicolo per servirti da qui. E sì, e continua a ridere, a dire cose strane. Ma dice, questo qua è tutto psicopatico. Ah, si arrabbia, dice, vai via prima che chiamo i cops, che sarebbero lo sceriffo, ecco, non mi ricordavo il nome. Diceva che ha avvisato il suo boss di questa cosa, cioè il suo capo di questa cosa. Il suo capo ha detto, probabilmente pensava che fosse Halloween il tizio. Non ti preoccupare, vabbè, insomma. Chiaramente non si è spaventato più di tanto. E poi però l'ha ritrovato praticamente di notte. Ho provato a convincere a me stesso che non sarebbe più ritornato. Sto qui, tutte cose di questo tipo. Eppure invece, porca puzzarda, ti sei convinto male. Perché non è vero. No, ha controllato lì e non c'era nessuno. E quindi lì pensava, continuava a pensare al clown. Oh mio Dio! E ha girato la testa e ha visto il clown lì. Ma come ride? Ah, sentite, sentite i rumori. Sta facendo così tutta sulla testa, sul coso. Sta facendo? Spettila. Oh mio Dio. Dice, I'm loving it. I'm loving it sarebbe lo spot di McDonald's. E tecnicamente questa sarebbe una storia successa realmente. Ma davvero? E giustamente lui dice, ah, chiamo lo sceriffo che aiuto, vattene via. E poi qua arriva un altro costumer, un altro cliente. E niente, lui ovviamente è traumatizzato, è arrivato il capo, tranquillo, era solamente uno che ha bevuto troppo. E lui tipo mentre parlava ha visto un taglio sulla sua testa. Era il capo, il clown. E dice, ciao Trevor, addio. Oh mio Dio! Ragazzi, sono andato un po' in giro e ho trovato questa cosa, questo diario. Ma che caspita è? Lo devo assolutamente prendere. Che diavolo è? Assurdo! Ho aperto il diario ed effettivamente c'erano delle scritte e una mappa. E quindi ho capito forse dove dovevo andare. Guardiamo. Qua già ci sono delle cose abbastanza strane, tipo... Guardate, c'è una macchia di ketchup. Oh mio Dio, no, che paura. Bisogna stare molto attenti perché qua non si sa mai che cosa ci si può andare incontro. Poi non devo scendere troppo perché poi sennò il drone impazzisce. Assolutamente devo stare molto attento, perché qua appunto è pericoloso che poi possono arrivare gente strana e farmi distruggere il drone. Magari proprio tipo, non so, lo Smurf che ti arriva e me lo distrugge. No, sarebbe terribile. Siamo attenti, allora qua mi sto girando. Però attenzione, perché qua c'era la foglia e l'erba, avete visto? Anche perché qua c'è un'erba enorme. Ecco qua, adesso scendo così, così almeno si vede di più. E adesso tecnicamente qui, ecco un'altra macchia di... Guardate, ma perché ci sono così tante cose strane, ragazzi? Cioè, questa cosa non è normale. Dobbiamo stare attenti perché qua ci sono gli alberi. Qua dobbiamo volare a bassa quota, cioè nel senso dobbiamo volare un po' più bassi, perché qua ci sono gli alberi, vedete? Perché se il drone va a finire sugli alberi, si distrugge e non va bene, perché poi dopo è finita se si distrugge il drone così. Cioè, dobbiamo trovare
lo Smurf Cat. E tecnicamente questa è la strada giusta da seguire. Ne sono certo, sono convinto al 100%. Oh, ok, noi andiamo troppo velocemente. Poi io l'ho messo anche in modalità cinema, che è una modalità un po' più lenta, perché ho paura che se vado troppo veloce mi schianto, perché non so ancora usarlo bene sto drone del cacchio. Cioè, poi ho paura che lo tiro in testa ad una persona, capite? Sarebbe davvero brutta come cosa, ovviamente. Comunque, non usate i droni, mi raccomando. Cioè, nel senso, fatelo con i vostri genitori. Guardate comunque qua. C'è qualcuno, ho visto. Raga, avete visto? Ci sono troppe cose strane in questo posto, accidenti. Perché io, arrivo io e si possessisce tutto questo tizio, questo posto. Cioè, è tutto posseduto, avete visto? E non va bene. E qua intanto io a parlare mi schianto, vedete, col drone. Poi dopo devo andare a recuperarlo. E invece no, devo premere il pulsante qua che mi torna a casa. Così almeno non devo andarmelo a riprendere. Andiamo avanti però. E stiamo attenti perché ho come un'impressione molto strana. Ho l'impressione che qui le cose possano diventare pericolose da un momento all'altro. Ok? Qua bisogna scendere un po' più a bassa quota però. E nasconderci sia dallo Smurf Cat che da altre persone strane. Perché tecnicamente qua non è che ci vedono molti, perché è pieno di alberi, tutto quanto strano. Ed è qua vicino, il posto, È proprio qua vicino. Oh, non vedo l'ora. Perché eccolo qua, lo vedete? Eccolo qui. Praticamente quella cosa lì che vedete avanti. Però ci devo arrivare, accidenti, perché è difficile. Perché qua se no mi schianto, c'è sempre l'erba, no? Ecco, eccoci qua. Adesso mi sto avvicinando, giusto così, vai così, ok. E ora sono tecnicamente alla giusta altezza. Adesso, oh no, no, sto andando troppo avanti, guarda puzzarda, poi dopo se mi finisce il drone lì dentro, poi dopo lo perdo per sempre perché non si può entrare lì. Ok, allora, tecnicamente, qui, cos'è, raga, oh mio Dio, avete visto? C'era lo Smurf Cat, ma era gigante, ma era lo stesso che avevo visto tipo all'inizio del video. Tutto ciò non è normale, raga, si è ingigantito molto. Già che ci siamo, perlustriamo un po' più la zona. Alziamoci in volo tanto, perché così riusciamo a capire meglio le cose che ci sono qui. Ma non mi sembra ci sia niente di particolarmente inquietante o strano. Quindi direi che possiamo anche cercare di stare più tranquilli. Magari mi giro anche un po' da questa parte per capire se effettivamente c'è da preoccuparsi oppure no. Ok, andiamo avanti. Allora, qua, che brutto, è tutto, non si vede più niente. È perché qua la telecamera si sta impazzendo. Ok, andiamo piano perché, ripeto, se no io mi schianto. Però, ho visto! Mannaggia, questo posto è completamente fatto dallo Smurf Cat. Cioè, è completamente, insomma, posseduto da questo Smurf Cat. Aiutatemi nei commenti, per favore. Una volta che abbiamo visto il mistero di questo posto, ci si è sbloccata una nuova parte del diario. Si sono letteralmente scritte delle nuove pagine. Quindi immagino che se continuiamo a sbloccare i prossimi segreti possiamo trovare tutti i misteri di questo diario. E io voglio trovarli. Scrivetemi nei commenti se volete che li cerchiamo però.